ZTL sono invece diverse, se non normali. Guardiamo Lucca. E guardiamo alle scuole anche dei nostri bambini. Vogliamo dare la colpa a Renzi se i nostri figli stanno in scuole che da anni e anni e anni non vengono mantenute, curate e cadono a pezzi? Vogliamo dare la colpa a Renzi se il comune di Latina in questi ultimi anni non ha fatto altro che perdere fondi? Vogliamo dare la colpa a Renzi se il comune di Latina in questi anni non ha saputo programmare progettazioni esecutive per poter partecipare ai bandi per accedere ai fondi regionali ed europei? Vogliamo dare la colpa a Renzi se il comune di Latina nell'ultimo triennio, invece di risparmiare sugli affitti, sulle consulenze, sulle utenze, sulle spese telefoniche, eccetera, ha scelto di risparmiare sull'investimento per la manutenzione scolastica, togliendo anno dopo anno in quest'ultimo triennio somme rilevanti? Vogliamo dare la colpa a Renzi se abbiamo perso 500.000 di finanziamento regionale per la scuola di Via Cimarosa, per la quale abbiamo dovuto togliere soldi dal bilancio per poterla completare, assottigliando così il budget riservato alla manutenzione? E poi Urbania ci deve praticamente 1.200.000 euro. Non siamo stati capaci di riprenderceli. Queste sono ferite, anzi, ormai sono ferite più profonde che le ferite normali. Se si entra in alcuni locali scolastici, e chi ha figli piccoli lo sa, o nipoti e lo sa, i bagni, alcuni bagni, sembra di stare a Beirut. Per me i bagni sono l'indice della civiltà di un paese. Sembra di stare a Beirut. I bagni pubblici di Augsburg in Germania sono molto più belli che i bagni delle scuole elementari della città di Latina. Se i presidi sono costretti a ricorrere a 1.000 espedienti per consentire il mantenimento di un servizio pubblico, guardiamo ad esempio la Don Milani, che cosa si è inventata? Una cosa che io avevo proposto, si ricorda l'assessore sicuramente, no? Don Milani ha fatto la banca delle competenze e sta mettendo in atto delle manutenzioni straordinarie grazie all'aiuto dei genitori. Questo avremmo potuto estenderlo, già poteva essere esteso, ma non l'abbiamo fatto, l'abbiamo lasciato soltanto alla intenzione di singole scuole, in questo caso questa scuola che ha coraggiosamente iniziato. Diverse attività fondamentali sono sempre sull'orlo di essere interrotte. Siamo costretti a sperare che non faccia freddo perché le caldaie non funzionano, e se il comune dichiara di non avere i soldi per ripararle e solo dopo sonore proteste da parte dei genitori e dei consiglieri si decide di prelevare i soldi dal fondo di riserva, ma di chi è la responsabilità? Ma di chi è la responsabilità se i genitori devono essere sempre costretti a far ricorso a denunce ai vigili del fuoco per avere l'utilizzo di alcune aule che sono interdette per l'inadeguatezza dei locali? Se i vigili del fuoco sono costretti a chiudere i locali della scuola continuamente, ma di chi è la responsabilità? Se i presidi sono costretti ad implorare i genitori di non chiamare i vigili del fuoco, altrimenti chiudono la scuola? Nell'ufficio di manutenzione plessi scolastici, che ricordo sono 74, sono tantissimi i nostri plessi scolastici, arrivano giornalmente almeno 20 segnalazioni e molte di queste sono anche reiterate. Ci sono cancelli che sono bloccati, che non si possono chiudere o non si possono aprire, o che se si toccano possono cadere. C'è erba alta. Ultime questa mattina due segnalazioni di genitori che non sanno come fare perché c'è l'erba, i bambini non possono più uscire perché ci sono le vespe, perché ci sono gli animali, perché ci sono... Beh, qui c'è qualcosa che non va. Il dirigente dice che la situazione è drammatica, ho concluso. Allora signori, l'isola pedonale non ce la toccate. La ZTL programmiamone subito l'allargamento, ma soprattutto programmiamo una regia per le attività, considerando anche il conservatorio, il liceo artistico, il liceo musicale, le varie associazioni di danza, di teatro.
arriviamo a mettere a bando l'anno dell'isola pedonale, tutto l'anno, con attività per tutto l'arco dell'anno, che coinvolgano anche i bar, i ristoranti come luoghi per spettacoli ed animazioni. Utilizziamo questo tesoretto del 2013 per le scuole e non ce ne pentiremo. Così avremo preferito chi è piccolo, chi è in formazione, chi ancora non vota, ma il nostro vero e unico futuro. E per questo noi chiediamo, nella mozione che io credo che ormai tutti abbiamo letto, di sospendere la realizzazione delle opere di pavimentazione, lasciando inalterate tutte le altre iniziative, anzi incrementandole. Di rimandare queste opere quando avremo fondi di bilancio disponibili, di mandare in economia quella somma attualmente destinata e attualmente presente nel capitolo 2091/67 in sede di consuntivo 2014, allorquando non esistano già creditori, e riscrivere la somma messa in economia in un capitolo del bilancio previsionale 2015 come destinazione di avanzo vincolato per queste finalità: messa in sicurezza degli edifici scolastici nel comune di Latina e rifacimento eventuale stradale delle strade del comune di Latina.